Fellowship service, friendship and fun, cultural exchange, educational love, this is Rotary. Guidance and counseling, the promotion of peace, commitment of health, humanitarian aid to you all. Benvenuti, siamo oggi di nuovo qui a parlare di Rotary. Oggi siamo arrivati al 9° incontro e parleremo di un club che da poco fa parte della grande famiglia del Rotary. Parleremo del Rotary Club Grottaglie. Abbiamo ospiti il presidente Mauro Magliozzi e il segretario. E andiamo avanti però prima di conoscere i nostri due ospiti con il tocco della campana. La campana, come abbiamo già detto l'altra volta, è la voce del club, ma la voce del club poi continua a vibrare attraverso le azioni del presidente e del segretario e del direttivo. Allora, oggi cominciamo a tracciare la vita di un club che nasce, di un club che è nato da poco ed è stato accolto da tutti noi con grande entusiasmo. La città è una bella città, Grottaglie, che non aveva ancora un suo club service. Parlerà di questo il suo presidente, che noi già conosciamo perché abbiamo già avuto ospite in un'altra nostra puntata dove abbiamo parlato del progetto Trullimare. Il presidente è Mauro Magliozzi. Allora Mauro, parliamo di questo club di cui tu ti onori di essere il primo presidente. Sì, allora innanzitutto un grazie di nuovamente a Mimma per averci invitato un'altra volta qui dagli amici di Puglia TV. È sempre un piacere venirvi a trovare a Brindisi. Finalmente siamo riusciti ad arrivare alla conclusione, quindi il 6 maggio abbiamo inaugurato questo nuovo club service, il 55esimo club del distretto 2120. Il nostro padrino, abbiamo avuto l'onore di avere un past Rotary International Director, Elio Cerini, quindi che ha magistralmente, e permettetevi questo termine, diretto la nostra serata inaugurale. E quindi lui stesso ha sottolineato come questo numero 55, in qualche modo questi numeri doppi, portino fortuna. Quindi speriamo che sia stato profeta in questo e speriamo di meritare poi, anche noi nel corso del tempo, tutto l'affetto e tutta, diciamo, l'onore che tutti voi, amici rotariani dei club vicini, ci avete voluto dimostrare quella sera. Infatti anche Mimma, tu sei stata veramente nostra graditissima ospite, e quindi nonostante fosse una serata infrasettimanale siamo riusciti ad avere oltre 200 presenze nella Basilica del Relay Sto. Devo dire che quello che mi ha colpito, che mi ha impresso onestamente, è stata l'impronta che Cerini ha voluto dare alla cerimonia, perché ha dato questo aspetto quasi
sacrale, nel senso che ha sottolineato durante la cerimonia tutti quelli che erano proprio gli aspetti tipici, i caratteri salienti poi dei Rotary Club, che tante volte noi soci rotariani che con qualche anno alle spalle magari non diamo la giusta importanza. Per esempio, come tu invece hai fatto durante questi tuoi incontri, anche lui ha sottolineato l'importanza della campana come voce del club, ha sottolineato l'importanza dell'abaro. E anche ci ha dato degli aspetti, delle curiosità, come per esempio perché il labaro sia di stoffa, proprio perché i Rotary Club si riunivano saltuariamente in diversi posti. E si quindi riunivano... la stoffa era più facile da trasportare da casa a casa. Perfetto. E quindi per questo. Sì. Però ecco, io volevo chiederti anche una cosa. Come mai solamente adesso siete riusciti a realizzare e a fondare il club di Grottaglie? Allora, il Club di Grottaglie ha in realtà una lunghissima gestazione e l'ho scoperto man mano. In realtà l'anno scorso, mentre eravamo a Bangkok insieme al governatore Rocco Giuliani, che si apprestava a diventare anche lui, a entrare diciamo, in carica, e ricordo ancora quando mi parlò, mi disse: guarda, io avrei un desiderio, un sogno, che è quello di fondare un club nel mio anno di servizio, e lo vorrei fondare proprio nella tua città, a Grottaglie. Perché anche lui veniva proprio da questa lunga gestazione, che già 10 anni fa c'era stato un primo tentativo di insediare un club e prima ancora ce n'era stato un altro 20 anni prima. Quindi diciamo sono stati già 2 fallimenti e questo rendeva sempre più difficoltoso il terzo tentativo, perché ovviamente fallire poi una terza volta sarebbe stato troppo. E quindi timidamente Rocco Giuliani mi diceva: se te la senti, prova a fare insomma, in maniera ovviamente riservata, insomma, a sentire amici, a sentire persone che tu ritieni possano essere, no, nuovi soci, nuovi membri appunto di attività del Rotary, e poi stiamo a vedere. E così è stato, infatti durante quest'anno, in maniera così come si fa poi nel Rotary, ovviamente cercando prima gli amici, andando a vedere quali erano le persone che potevano rientrare in un profilo professionale, umano, familiare, più adatto diciamo, a quelli che sono poi, no, gli scopi e le finalità ovviamente del Rotary, e abbiamo fondato questo primo gruppo di persone che mano a mano poi durante l'anno sono sempre cresciuti finché non siamo arrivati al numero minimo per costituire il club. Quanto è il numero minimo? Il numero minimo era prima 25, l'ultimo consiglio di registrazione l'ha riportato a 21. Perfetto. Io ho visto che ci sono in questo club molti giovani, però ho notato anche che all'inaugurazione era presente anche il sindaco di Grottaglie. Questo mi ha fatto veramente piacere, perché ho capito perfettamente come questo desiderio di creare un club in questa città fosse forte non solo all'interno del Rotary, ma anche fuori dal Rotary, quindi fuori dai confini rotariani. Ho visto il sindaco molto partecipe e anche commosso quando appunto si metteva in evidenza la bellezza di questa città, che insomma è un po' conosciuta da tutti come bellezza. Hai quindi un bel direttivo, a fianco a te abbiamo una figura importante per il mondo rotariano, perché ogni presidente per funzionare bene deve avere un direttivo che giri bene, ma non solo giri bene, ma che ci sia un rapporto di amicizia, di affetto e di stima e di rispetto. Abbiamo un giovane professionista, mi hai detto che si tratta di un architetto, si chiama Antonio De Gironamo. Francesco, scusate, Francesco De Gironamo. E una cosa importante che mi è piaciuta anche di questo architetto, oltre ad essere giovane, mi scuso di nuovo per aver sbagliato il nome, ha un santo nella sua famiglia e quindi proviene da un santo, un gesuita. Quindi Francesco, gesuita, mi riporta il pensiero al nostro Papa. Però ecco, ritorniamo a dare la parola a Francesco. Allora, segretario di questo club, che cosa pensi del Rotary? Beh, per me è stato un divenire di emozioni questo che mi sta succedendo in questi giorni e devo dire in questi mesi. Conoscevo Mauro dai tempi della scuola, quindi un'amicizia consolidata negli anni e che ci ha visto crescere insieme da quando eravamo ragazzini fino alle scuole superiori, l'università, e poi anche la vita professionale, insomma, ci ha visti lavorare nello stesso territorio, nella stessa città.
E quindi un'amicizia e una stima da sempre nei confronti di Mauro. Mi sono avvicinato al Rotary anche soprattutto grazie a lui, grazie alla sua conoscenza dell'associazione, grazie al suo essere esperto dell'associazione. Beh, è sempre presidente. Una caratteristica di Mauro Magliozzi, infatti io rido ogni volta che vedo tu solo presidente. E infatti io l'ho conosciuto, ho lavorato con lui quando era presidente di un altro club di Francavilla Alto Salento e in quella circostanza invitammo un mio carissimo amico, il professor Tare Egghi e la professoressa Valentina Colombo. È veramente fu una cosa molto bella, organizzammo insieme questo evento bellissimo, parlammo di Mediterraneo, di mare, di pace e di unione. Poi l'ho ritrovato nuovamente presidente per quanto riguarda invece il progetto Trulimare e adesso ho il piacere di ritrovarlo presidente e spero di poter collaborare con lui nel mio anno rotariano. Due presidenti, io spero proprio questo. Mauro, Come dimmi no, di sì. Mimma, con grande piacere perché oltretutto dovete sapere che Mimma, io faccio sempre il presidente, però Mimma lo era in realtà anche già da prima perché portava avanti talmente tante iniziative che è come se fosse stata anche lei già 2 anni fa, l'anno scorso in realtà presidente del suo club perché si impegnava da sempre, si impegna in maniera talmente appassionata, talmente attiva. Poi, per nostra fortuna ha tantissimi amici che gli vogliono bene e quindi quando Mimma chiama con grandissimo piacere accorrono e sicuramente io spero quest'anno che vorrei nuovamente portare avanti quelle bellissime idee, quei bellissimi progetti che ogni volta tiri fuori e che con grande entusiasmo poi riesci a realizzare. Beh, Infatti importante, no? abbiamo già un mezzo accordo che dobbiamo fare qualcosa sicuramente insieme, dobbiamo unire questi due club, sia quello di Brindisi Valese che questo nuovo di Grottaglie, perché dobbiamo sia dare una bella scossa a Grottaglie, come hai detto tu, che è una bella cittadina che non aveva un Rotary e quindi è bene che conosca già dal primo anno quello che il Rotary può fare e sicuramente quale migliore occasione che quello di farlo insieme a un club più esperto come il tuo, come quello di Brindisi Valesio, che comunque sia ha già dato prova e ha già dimostrato negli anni le bellissime iniziative, le bellissime Certo. conferenze, ospiti importanti che riesce ad avere. Quindi per noi sarà un onore e oltre che un grande piacere. Bene, quindi diciamo che già c'è questo gemellaggio, abbiamo cominciato a unire, no? Questi due punti fra Grottaglie e Brindisi, abbiamo già disegnato una linea che ci unisce non solo nell'amore verso la nostra terra, perché sia io che Mauro siamo innamorati della nostra terra, ma anche nel servizio rotariano e quindi questo ci deve sempre essere, far, diciamo, avere nel cuore questo desiderio di dare. E come diceva appunto nella cerimonia inaugurale del tuo club il Cerini. Cerini, diceva che il rotariano non è mai contento, quando ha realizzato un qualcosa pensa già a cosa dovrà realizzare. Quindi questo è anche molto importante. Io noto che hai trascinato nel tuo club questi giovani protagonisti che inizialmente non conoscevano il Rotary, ma conoscendo te e il movimento e il tuo servizio come persona e anche quindi come rotariano, sono stati attratti e quindi sono diventati rotariani. Allora io chiedo a Francesco, che ha un ruolo così importante, e pensi che lavorare e servire il Rotary sia un momento di crescita? Ma assolutamente sì, è il motivo per cui ci si è impegnati a iniziare questa nuova avventura. È stato bello quando in uno dei primi incontri avuto col governatore, una sua frase mi ha colpito particolarmente dicendo che dal Rotary si può avere molto di più di quello che si può dare, perché è nel piacere di dare che si ha il piacere di ricevere. Mi riporta alla cristiana memoria della famosa frase, chi dona riceve 2 volte. E ho subito sperimentato il piacere della condivisione, dello stare insieme, del dare agli altri perché il proprio contributo, e ho solo un piccolo contributo, che insieme a tutte le altre gocce degli altri rotariani di questa grandissima famiglia, ha questo bel desiderio di migliorare il mondo, è il desiderio che è il desiderio intimo di ogni uomo fondamentalmente. Poi, insomma, parlaci un poco del tuo antenato, perché io sono curiosa di sapere qualcosa di più di questo gesuita Francesco De De Geronimo. Geronimo, sì.
Ho questa fortuna, questo onore e onere di appartenere a questa famiglia dei De Geronimo. San Francesco è un gesuita che vive, nasce a Grottaglie, vive la sua fanciullezza a Grottaglie, ma vive per 40 anni a Napoli. È uno dei santi gesuiti più importanti del Sud Italia, tant'è vero si ha l'onore di essere nella cappella del Duomo di Napoli, tra i patroni di Napoli. Lui dedica tutta la sua vita alle missioni, a evangelizzare la città di Napoli nello specifico, anche se il suo grande desiderio era quello di andare nelle Indie, un gesuita, quindi la missione è la sua vocazione principale. Scrive una lettera al suo generale in cui gli chiede di andare nelle Indie, di essere seguace di San Francesco Saverio, che è il primo tra i gesuiti a varcare l'est, ad andare nelle Indie e a evangelizzare il Nuovo Mondo. Quindi questo essere cittadini del mondo, San Francesco l'ha sperimentato già dal 600, quando era nella sua età giovanile. Affascinante questo personaggio per tantissimi motivi. Dal suo essere rigoroso con se stesso a voler cercare sempre il meglio di se stesso anche nella testimonianza di Dio. E quindi Bellissimo. un grandissimo santo che Grottaglie ha tra i suoi patroni e che probabilmente andrebbe anche questo riscoperto. Uno dei motivi magari che ci spinge è quello di far conoscere meglio le nostre cose, le nostre tradizioni, la nostra fede, il nostro senso di comunità. E quindi uno dei motivi per cui serve l'associazione, serve lo stare insieme, è anche questo. Certo, hai detto una cosa bellissima, ecco, è la riscoperta delle nostre radici. Allora, ecco, vedete, adesso avete creato questa associazione di servizio nella città di Grottaglie. Il sindaco era presente, quindi anche le istituzioni vi saranno a fianco. E poi, ecco, avere queste testimonianze, queste illustri figure, no? E sicuramente gioverà anche alla realizzazione di progetti e alla realizzazione di eventi culturali. Ma volevo sapere, parlaci un poco della campana, Mauro, della vostra Sì, campana. allora, questa campana è innanzitutto, devo dire, un dono del nostro club padrino, perché non so se l'abbiamo detto, quando nasce un Rotary Club, quasi sempre c'è un club padrino, cioè c'è un club che prende l'iniziativa di far nascere appunto un nuovo club, di diciamo gemmare, di avere un club figlioccio. Il nostro è il club di Martina Franca, che poi è il club del governatore di quest'anno, di Rocco Giuliani. Quindi il club di Martina Franca, come tradizione nel Rotary, da club padrino ha deciso di farci un dono. Quindi solitamente, come tu sai, o si dona la campana o si dona il labbaro, quindi i simboli principali di un club. Il club di Martina ha deciso di donarci la campana. Questa campana è stata commissionata a una ditta di Milano che è specializzata in fusioni, infatti è una campana, anche se piccolina, però è una campana in bronzo sul quale, oltre ad avere, diciamo, inciso il nome di Rotary International, hanno fatto incidere il nome appunto di Rotary Club Grottaglie, quindi è una campana personalizzata. E dal suono che avete sentito prima, quindi ha questo Molto suono molto soave, soave, proprio molto, sì. perché è, diciamo, appunto è una fusione preziosa. Poi questa ditta, la Johnson, è un'antichissima ditta che fin dal 1800 esegue appunto infusioni, lo fa per il Vaticano, lo fa per il Quirinale, lo fa per importantissime e antiche associazioni, fra cui anche il Rotary, ovviamente, e quindi diciamo ringraziamo e porteremo sempre, speriamo, con noi questo ricordo di questo dono, anche in questo piccolo gioiello che il nostro club padrino ci ha voluto donare. L'aspetto che dicevo, Mimma, sul fatto invece della nascita appunto di questo club è che quello che invece mi ha colpito molto delle parole che ha detto durante la serata della Fondazione Elio Cerini è stato proprio l'aspetto dei club, cioè nel senso che Paul Harris, il nostro fondatore, auspicava che ogni paese, che ogni città avesse un suo Rotary Club. Proprio perché nella logica i Rotary Club non sono squadre di calcio che combattono una contro l'altra per vedere chi fa meglio. E in questo proprio il nostro collaborare già da tempo è il miglior spot per dire appunto che in Certo. realtà i Rotary Club sono una nazionale di tutti, dove i Rotary insieme poi due, tre club riescono a fare quello che magari un club da solo non riuscirebbe a Certo, fare. E quindi davvero in questo la nostra sintonia, la nostra sinergia
quando sentivo quelle parole, sì, quando sentivo parlare Elio Cerini che diceva: guarda, non è che dovete essere antagonisti, non siete, diciamo, nemici perché il club di Brindisi sia più bravo di quello di Taranto, di quello di Francavilla Fontana. E quindi in questo, diciamo, il nostro già fare Rotary è stato un po' antesignato. Hai detto proprio giusto questo, perché anche queste, diciamo, questi incontri televisivi che stiamo realizzando nascono con un'esigenza. Innanzitutto far comprendere alla gente, e scusatemi se mi ripeto spesso, che il Rotary non è un'associazione di gente annoiata che si riunisce per mangiare e pensa alla fame degli altri. No, il Rotary non è questo. Il Rotary è servizio, servire al di sopra di ogni interesse personale. Ma la cosa anche più bella che hai sottolineato è che comunque in queste trasmissioni io ho voluto anche dare visibilità al servizio di ogni club, come il club dei nostri distretti abbia realizzato dei progetti che sono poi diventati importanti non solo a livello internazionale ma anche a livello locale. Nell'altro nostro incontro abbiamo avuto il mio socio, perché fa parte del mio club, Franco Serinelli, che appunto ha parlato di un progetto molto importante, che è il progetto Adotto una Famiglia. E quindi io adesso vi giro questa domanda: ma nel vostro club volete anche organizzare degli eventi a livello locale? Sì, sicuramente l'azione locale, dato il momento storico che viviamo, sarà quella che, almeno in questo primo anno, alla quale daremo più impulso. Sicuramente non sempre tenendo l'occhio vigile su quello che succede a livello internazionale, non peraltro facciamo parte di un'associazione che è di respiro internazionale e quindi non possiamo chiudere gli occhi o tirarci indietro nel momento in cui possiamo dare il nostro piccolo, anche se piccolo, contributo a un'azione importante internazionale, però l'azione locale sarà quella prioritaria. Certo. Quindi guarderemo alle esigenze del territorio, lo stiamo già facendo. D'altronde siamo tutti, il 90% del club è fatto da cittadini di Grottaglie, quindi ovviamente la conoscenza della società grottagliese è forte, è profonda. In questi giorni stiamo facendo i primi consigli direttivi proprio per valutare a quali azioni dare la priorità. Quindi insomma siete un club che già si sta dolcemente radicando sul territorio, perché vi ho visto già in piena sintonia con l'amministrazione locale, comunale, quindi questo è già un passo importante. Sì, sicuramente con il sindaco e non solo, anche con alcuni assessorati, come tu sai in questo periodo per esempio l'assessorato alle politiche sociali sono assaltati, perché ovviamente i cittadini non sanno a chi vanno sempre, o dal sindaco o dall'assessore ai servizi sociali, o si rivolgono ovviamente, come la gente fa da centinaia di anni, alle chiese. Quindi sono i punti prioritari di ascolto. E quindi ecco come i club service si interfacciano con queste amministrazioni. Io ho visto che ci sono molti nel tuo Rotary, molti giovani. Parliamo un attimo nel dettaglio. Abbiamo conosciuto il segretario, ma chi sarà il tuo vicepresidente? Scusami, no, chi è il tuo vicepresidente? E il prefetto? Parlaci sì, diciamo poco. Che, ti dicevo, la nostra particolarità è che siamo un club, almeno io parlo rispetto al club dove, diciamo, sono stato anche lì socio fondatore e socio per 5 anni, Francavilla Fontana era un club, diciamo, multietnico, nel senso che era un club che con Francavilla al centro attirava soci da vari paesi, quindi eravamo più o meno al 50%, 50 soci di Francavilla e 50% di soci che venivamo dai paesi limitrofi. Invece Grottaglie ha questa forte connotazione cittadina, però nonostante questo per esempio abbiamo il nostro prefetto che è un ingegnere che è direttore tecnico della base degli aerei, che si occupa dell'antincendio, che viene da Pompei, per esempio uno dei pochi soci che viene da fuori. Poi abbiamo dei soci, un socio viene per esempio da Martina Franca, un'altra socia, abbiamo una socia che viene da Brindisi per esempio. E chi è? È una socia che viene da Brindisi però che vive a Francavilla, si chiama Roberta Lopalco, che è stata per 4 anni, sì, un architetto, è stata per 4 anni assessore all'urbanistica del comune di Francavilla. Però adesso sta lavorando su Grottaglie e quindi anche lei, diciamo, quindi una donna. Sì, è una delle due donne, perché noi abbiamo, diciamo, abbiamo 19 uomini e 2 donne. Beh, abbiamo Roberta che è un architetto, poi abbiamo Francesca
che è invece una tecnologa alimentare. Quindi lei, anche lei, per esempio, è una mamma, ha due bambine, e quindi per adesso abbiamo solo due donne. Sicuramente daremo priorità da adesso in avanti nei nuovi ingressi a cercare di arricchire, diciamo, la componente femminile del club, che sappiamo essere importantissima, perché le donne ovviamente portano con loro tutto quello che è tipico poi, no, delle donne, quindi la sensibilità, l'attenzione a determinati temi, ovviamente, oltre naturalmente a riuscire a dare quei punti di vista che molte volte a noi uomini sfuggono. E quindi sicuramente ci arricchiremo di questo. Diciamo che l'effettivo del club, ci sono molti architetti e ingegneri, Eh sì, quindi abbiamo anche qui sì, l'architetto, c'è la una presenza componente dell'architetto. tecnica, diciamo, importante, perché Medici, abbiamo medici ne medici, avete? abbiamo un medico, che è un ufficiale medico dell'aviazione, che è un oculista. Poi abbiamo alcuni imprenditori agricoli, abbiamo tre imprenditori agricoli, abbiamo un imprenditore informatico, abbiamo un comandante, il comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Taranto, poi abbiamo, per esempio, come figura, ti dicevo, come figura particolare, per esempio questa Francesca, che è un tecnologo alimentare, quindi già lei ha in animo, per esempio, di fare un progetto dove coinvolgere le scuole proprio sull'educazione all'alimentazione, sull'attenzione ovviamente anche rivolta verso le mamme, quindi al cibo, quindi dove comprare, che cibo Beh, preferire. molto E sì, interessante, quindi questi molto temi, molto diciamo, interessante. anche un po' qui si vede sia l'aspetto professionale che il fatto che è una mamma, È quindi giusto. sempre molto attenta a questi aspetti. E ci dicevo, siamo quindi un gruppo comunque abbastanza variegato come attività professionali, a parte questo grosso nucleo di architetti e ingegneri che Grottaglie, devo dire, ha questa caratteristica nella provincia, e qui Francesco può sicuramente venire incontro, che Grottaglie ha un altissimo numero di tecnici, quindi Vedi un sia po'. come, diciamo, ingegneri che come architetti, quindi questo si riflette ovviamente Io vedo anche nel club. che Francesco ha nelle mani qualcosa. Sono che esattamente vedo che cosa sono. Puoi farceli vedere nel Beh, senza dettaglio? dubbio, certo. Ho l'imbarazzo nel capire da dove partire, se dal Gagliardetto di Grottaglie o se dal piacere che ci ha dato poi Cerini nella serata inaugurale di portarci alcuni elementi del tutto particolari, alcuni gagliardetti che sono dei simboli, e quindi magari quelli li lascerei al mio caro presidente. Io forse vorrei parlarvi e vorrei farvi vedere, in modo specifico quello che è stata un po' l'idea nel periodo costitutivo del club, cioè quello di pensare al nostro Gagliardetto, il Gagliardetto di Grottaglie, insomma, del Rotary Club di Grottaglie, a cui insieme ad alcuni amici abbiamo dedicato alcune notti insonni a pensare come meglio rappresentare quello che per noi è Grottaglie, o che per tutti può essere Grottaglie, e quindi prendere gli elementi salienti, sintetizzare gli elementi salienti, capire la grottagliesità, che cosa significa essere grottagliese oggi e che cosa noi ci portiamo come tradizione da tramandare poi ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle generazioni, quello che è la nostra radice e che è il frutto che poi può arrivare a dare i frutti dell'albero. Quindi le nostre radici sono sempre fondamentali, secondo noi. Insomma, siamo partiti dal guardarci intorno, dal ritornare nel centro storico, rigoderci il centro storico, guardare quello che è il nostro aspetto più vero, più vero, più legato alla nostra terra, alle Molto nostre bello, tradizioni. è molto E bello. chiaramente non poteva mancare, per esempio, il salotto buono della città, con la chiesa matrice che è raffigurata nella zona centrale. La chiesa matrice è tutto ciò che rappresenta la chiesa matrice, il salotto della piazza, la piazza buona della città, quindi l'idea dello stare insieme, del confronto, l'idea di piazza. Noi purtroppo oggi ci siamo persi, e questo, ahimè, anche professionalmente è un po' un rammarico, l'aver perso il senso delle piazze, l'aver perso il senso dello spazio comune. Le nostre piazze contemporanee sono piuttosto degli slarghi, dei vuoti. Lo spazio della piazza invece, diciamo, lo posso dire da architetto italiano, quale mi sento, è lo spazio in cui è nata la nostra cultura, è lo spazio del confronto, lo spazio del dialogo, lo spazio della crescita della società. E quindi al centro del nostro Gagliardetto abbiamo voluto mettere uno degli elementi essenziali della condivisione con gli altri della vita. E non poteva però mancare l'aspetto, per esempio, di una finestra del tutto particolare che richiama la congrega, e quindi il senso della fede dei grottagliesi, e
ritornando a quel famoso Francesco De Geronimo, mio avo, che ha così tanto dato lustro a Grottaglie. Si chiama come te proprio, nome e cognome. Sì, assolutamente sì. Complimenti. Sì, sì. Complimenti. Complimenti a me, complimenti. Complimenti comunque. Eh beh. Grazie, grazie. E così a tutto questo voleva legarsi a quello che invece è un simbolo e un emblema della grottagliesità, che è la ceramica. Non potevamo dimenticarci questo elemento così importante. E quindi questa sagoma che vuole racchiudere tutto quanto è la forma del cosiddetto pumo, che è una caratteristica del tutto peculiare di Grottaglie. È un elemento ceramico di ricchezza, di fertilità, che viene donato, che viene dato a simbolo di buon auspicio. E quindi questi sono gli elementi salienti che non potevano mancare nel nostro gagliardetto. Insomma. Grazie Francesco. Invece poi dall'altra parte vedo un poco altre cose che Mauro vorrebbe mostrarci. Allora, Mimma, qui ti mostriamo la carta costitutiva del Roderick e Grottaglie, perché questa è la pergamena che ci viene inviata da Evaston, dalla sede centrale del Rotary, e se si riesce a vedere... E dov'è la sede centrale? A Evaston, Chicago, è un quartiere di Chicago. E poi forse dove fu fondato il club. Dove c'è il Rotary One, dove c'è il Rotary Club One, che è il primo Rotary Club, il primo Rotary Club nella storia, nel 1905. E qui, come vedete, la carta è firmata dal presidente internazionale, che quest'anno è Sakuji Tanaka, quindi abbiamo... diciamo la caratteristica è una firma in giapponese. Bellissima. Sulla nostra carta, quindi questo rimane nella storia, nella memoria, questa firma in giapponese, e poi la firma del nostro governatore. Bellissima. Crocco Giuliani. Poi invece ti mostro il regalo che ci ha fatto Elio Cerini. Mi è piaciuto tantissimo. Sì, perché qui abbiamo praticamente il gagliardetto del Rotary Club di Pechino, che attualmente in Italia ce ne sono, questo è il secondo, sono soltanto due attualmente presenti in Italia. Questo è uno dei gagliardetti più rari in questo momento al mondo a livello rotariano, perché giustamente i cinesi sono entrati da pochissimo nel Rotary, e quindi il nostro padrino ci ha voluto onorare di questo bel regalo, oltre al gagliardetto del club di Milano. Viene da Milano, no? Veniva da Milano, perché è il gagliardetto del Rotary Club di Elio Cerini, quindi Milano Duomo. Bellissimo. Sono dei segni che rappresentano il Rotary, ma che il Rotary poi è rappresentato dalle persone, perché i club service camminano attraverso le gambe dei loro protagonisti. E quindi io voglio ringraziare per essere venuti qui a stare con noi e a parlare del loro club, del nuovo nato, perché vedete, come quando una mamma, pur avendo tanti figli, non mette al mondo un altro figlio, quello, no, è l'ultimo frutto dell'amore. E quindi siamo qui, oltre con entusiasmo, ad abbracciare quest'ultimo frutto dell'amore. Allora ringrazio Mauro, ringrazio Francesco per essere venuti qui, aver parlato del loro club, il Rotary di Grottaglie, e come sempre nei nostri incontri iniziamo col suono della campanella e chiudiamo col suono della campanella, e l'ultimo schiocco lo deve sempre comunque effettuare il Presidente. Fellowship service, friendship and fun, cultural exchange, educational love, this is Rotary. Guidance and counseling, the promotion of peace, commitment of health, humanitarian aid to you all.